quale migliore occasione di portare un set di quelli che proprio non vedevo l'ora di aprire, la Bugatti Chiron della serie Lego Technic. Meravigliosa. Al momento non vedo difetti, ragazzi, quindi questo qua potrebbe essere il set perfetto. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video natalizio. Come vedete anche dal mio outfit oggi, che ho questo bellissimo maglione di Rudolf, la renna di Babbo Natale, una delle renne di Babbo Natale. Oggi che è 25 dicembre volevo farvi proprio i miei migliori auguri di Buon Natale, in primis a tutti quelli che seguono il canale e non. Anzi, proprio in questa occasione vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare le notifiche, così appena io pubblico un contenuto voi venite qui e venite subito a vedere che cosa io ho pubblicato. Quindi ho deciso di fare questo video oggi nonostante sia un giorno di festa. Perché? Perché volevo portare, così avevo pensato, volevo portare qualcosa di natalizio sul canale. Quindi mi sono messo alla ricerca sul Lego Store, sul Lego Shop, per vedere se c'era un set natalizio che poteva insomma essere all'altezza del canale. Non perché è il canale, è il mio canale, quindi allora devo fare il set, cioè quello fantasmagorico. Però volevo fare, all'inizio ho pensato di fare questo: compro qualcosa su Lego Shop. Vado su Lego Shop, ma mi sono mosso troppo tardi, perché la ghirlanda, quella 2 in 1 che diventava anche centrotavola, terminata. La slitta di Babbo Natale, terminata. Casa degli Elfi, terminata. L'arrivo di Babbo Natale, finito, manco a dirvelo. Quindi ho scartato l'idea Lego Shop, ho detto vado su altri e-commerce. Prezzi folli, prezzi impossibili da poter essere acquistati, 20, 30, 50 euro in più, cioè assurdo. E poi ho pensato, dopo aver fatto il set natalizio, ma io col set natalizio fino all'anno prossimo che ci faccio? Cioè lo devo lasciare là da parte senza farci niente. Allora ho detto, ma ho preso e ho messo da parte nella mia collezione alcuni set che volevo portare sul canale, quindi quale migliore occasione di portare un set di quelli che proprio non vedevo l'ora di aprire, perché è uno che già dalla scatola capisci che è qualcosa di importante, di serio. Non che gli altri non siano importanti, ma questo qua insomma, essendo di fascia alta, perché parliamo di 400 euro prezzo di listino Lego, quindi già questo mi può far capire di che cosa parliamo oggi. Ho detto, non sto nella pelle di aprirlo, adesso lo porto sul canale, quindi oggi che cosa facciamo? Oggi recensiremo questo set qua. Non vedevo l'ora di aprire. Guardate un po', perché è gigante, pesa un quintale. Ta-da! Non so nemmeno come metterla perché è gigante. Non c'entra nemmeno l'inquadratura, la Bugatti Chiron della serie Lego Technic. Quale migliore occasione anche per farvi un regalo a voi, perché sappiate che questo set qui, dato che è comparso in qualche video, più di qualcuno sia sul canale, quindi nei commenti, sia fuori dal canale, ma amici, colleghi, parenti, eccetera, mi hanno detto, ma quando la monti? Ma si è fatta un po' di polvere nel frattempo. Insomma, molte persone mi hanno chiesto, ma quando fai la Bugatti che non vediamo l'ora di vederla e poi volevamo un parere tuo sulla Bugatti? Quindi, come regalo di Natale, come non fare questa Bugatti? Come non farla? Quindi, guardate qua che scatolone gigante. Allora, numero del set, manco lo vedo perché sta lontanissimo. Numero del set 42083. Credo di aver letto intorno ai 3500 pezzi, quindi sarà lunghissimo. È proprio per questo che vi dico in questo video che lo divideremo in due parti. La prima uscirà questa settimana, i commenti e la seconda parte del montaggio, perché sono sicuro che ci vorrà un po' ed è inutile mettere troppa fretta, mettere un timelapse troppo veloce, eccetera. Quindi a metà lo fermerò il timelapse e ci rivedremo poi la settimana successiva nelle prossime settimane per commentare proprio questa Bugatti. Stiamo pure un po' in ferie in questi giorni, quindi qual è il problema?
No, giusto. Allora, giriamo un po' la scatola perché non ci dice le caratteristiche della macchina, questa scatola qui. Tra l'altro io l'ho presa anche ad un ottimo prezzo su Amazon Germania, non me ne vogliate, ma ragazzi, lì i Technic hanno degli ottimi prezzi, sono sempre scontati. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, sarà fuori produzione entro l'anno, quindi se insomma avete intenzione di comprarla o anche per investimento, perché sapete che poi questi qui una volta terminati iniziano a crescere di prezzo, io ci farei un pensierino, perché ricordate, Amazon Germania sempre un po' ha sempre dei prezzi molto molto buoni per i Technic, quindi dategli uno sguardo. Nel caso poi comunque vi lascio tutto in descrizione, così andate a dargli un'occhiata anche voi. Allora, vedo qua, a parte la macchina è fantastica, cioè nemmeno a dirvelo che è meravigliosa. Vedo che ha degli interni fighissimi, dettagliatissimi, penso che saranno però adesivi. Poi vediamo. Qua ci fa vedere i sedili. Credo che ci sia anche il cambio qui centrale della macchina. I freni a disco con la scritta Bugatti sopra. E poi il classico motore V16, qui sopra. Eccolo qua. Classico motore Lego, però sarà una bestia. Scala 1.8. Quindi sarà gigante, ragazzi. Questa volta sarà gigante. Dato che la scatola è molto grande e è molto alta anche, vedete qui com'è fatta, io direi di usare un'altra macchinetta che è posta qui su, così almeno avete un quadro completo anche della scatola totale sopra, così non avete problemi di visuale. Che dite, ragazzi, procediamo all'apertura? Allora, bisogna fare molta attenzione, molto molto piano, perché ci stanno un botto di reggette. Allora, l'apriamo insieme, la scartiamo insieme. Qui ce n'è una, qui ce n'è un'altra e qui ce ne sono altre due, una e due. Perfetto, andiamo all'apertura. Mamma, non vedevo l'ora, me l'hanno regalata per il compleanno, quindi vi parlo di settembre. Mamma mia, ragazzi, cioè meravigliosa. Le ruote tutte da una parte, fantastiche. I cerchi più che altro. Qui non so, questo è un manuale gigante, manuale adesivi, immaginavo che ci fossero adesivi, eccoli qua. Manuale, io non so se prenderlo in considerazione oppure sfruttare le istruzioni online. E poi queste penso siano tutte le parti, parte 5. Mamma che spettacolo, ragazzi. Parte 1, parte 2. Meno male che c'è questa scrivania gigante, così almeno. Questa è parte 4 e questa è parte 3. E sotto c'è un'altra bestia di manuale gigante. Aiuto! Allora, aspettate, intanto apriamo la prima parte. Ma effettivamente non so poi quante bustine dentro ci siano in ogni parte. Non ho mai aperto una scatola così bella, ragazzi. Mamma, solo il faro fa paura, fa impressione. E adesso libro 1, io non vorrei nemmeno rovinarlo, cioè è un peccato. Possiamo, tra l'altro, credo, ascoltare un podcast mentre, insomma, con tutta la storia della macchina, chi l'ha creata, come è stata fatta, eccetera. Già il manuale vale il prezzo che costa, come è stato progettato il motore, e poi si parte, ragazzi. È qualcosa di allucinante, è bellissima e non ho mai visto una cosa così curata in tutti i minimi particolari. Io direi di iniziare subito perché non vedo l'ora di terminarla. Però, come vi ho detto prima, dividerò il video in due parti. Tra il 31 dicembre o il 6 gennaio uscirà la seconda parte di questo set, così lo commenteremo piano piano. Se ha difetti, potrebbe anche averne, non è detto, vediamo un attimo. Io non ho voluto vedere gli altri che l'hanno già montata proprio per non essere influenzato, così da dirvi quello che vedo, quello che sento, quello che provo io. Ok, ragazzi, iniziamo subito, non vedo l'ora, sarà molto molto lunga. Prendetevela comoda, godetevi il timelapse. Ci vediamo dopo, buon montaggio anche a voi.
Ragazzi, eccoci qua. Come vi ho detto, mi sarei fermato a metà del set perché è veramente imponente. Io non ho mai montato una macchina per il momento così bella, così dettagliata e così difficile anche. Cioè, è qualcosa di allucinante, cioè è gigante. È un qualcosa di gigante. Ecco, lo metto verso la luce così almeno vi rendete conto anche voi. È enorme, cioè, a parte è pesantissima. Cioè, guardate qui che intreccio di, che Shanghai di tutto, di pezzi, di ingranaggi. Ancora un po' work in progress. Qua so che c'è il cambio, dietro è a doppio ammortizzatore perché dietro si vede che pesa molto di più rispetto a davanti. Quindi che dirvi? Noi ci vediamo la settimana prossima, ragazzi, per le considerazioni perché, come avevo anticipato già all'inizio, cioè, sto ancora veramente in alto mare e manca tutto il secondo manuale. A parte, vabbè, la qualità dei materiali che non ve lo sto nemmeno a dire, pure il manuale è diverso rispetto a tutti gli altri che montiamo di solito. Al momento non vedo difetti, ragazzi, quindi questo qua potrebbe essere il set perfetto, però non ci metto ancora le mani sul fuoco, vediamo alla fine. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per essere aggiornati su tutto quello che succede sul canale, così io appena posto un video voi venite qui e ve lo venite subito a vedere. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovissimo video, intanto io vi faccio i migliori auguri di buone feste e di buon Natale, state sempre sintonizzati sul canale.